Benvenuti al Palatriccoli per la 10ª giornata del campionato di Serie 2 Gold. Questa sera sul parquet scendono la Fileni BPA Iesi contro la Sigma Barcellona. Iesi vorrà confermare la bella vittoria contro Veroli per cogliere altri due punti in classifica. Alzata la palla a 2, il primo possesso è per Iesi. Miller in cabina di regia. Supera la metà campo in palleggio. Si fa vedere Procacci. Procacci per Elliott, blocco sotto, libera bene Maggioli, il tiro dalla media del capitano, purtroppo non entra, rimbalzo per Gabriele Spizzichini, pick and roll con Garri, cerca di andare fino in fondo, si appoggia al vetro, c'è l'errore ma c'è il rimbalzo in attacco di Garri che in rovesciata trova i primi due punti dell'incontro. Miller a riorganizzare la nuova azione d'attacco per Iesi, serie di blocchi sotto canestro per liberare Ivan Elliott. Elliott apre il palleggio, palla per Procacci, il pick and roll tra i due, Procacci serve Maggioli, finta la partenza, poi attacca al centro contro Garri, fuori per Miller, un palleggio, arresto, tiro da tre di Miller, cortissimo, la palla termina fuori, la fa uscire Luca Garri, due tiri, due errori subito per Iesi, come precedentemente avvenuto anche domenica scorsa quando la precisione di Veroli gli aveva permesso di volare fino al più 16. Ben recuperato da Iesi. Da Ross. Aspetta l'uscita di Spizzichini. Spizzichini per Shepherd. Osservato speciale dalla difesa iesina. Nazionale canadese. Buon raddoppio di Maggioli. Palla fuori per Garri. Apre il palleggio. Su di lui c'è il fallo. Fallo fischiato a Ivan Elliott. Per Elliott si tratta del primo fallo personale. Primo anche di squadra per la Fileni BPA Iesi. Garri avrà due tiri liberi a disposizione per portare sul più 4 la propria squadra. Il primo tiro libero di Garri a segno. Tre punti già nell'incontro, tutti quelli segnati da Barcellona per il vice campione olimpico del 2004 con la maglietta dell'Italia. Secondo tiro libero di Garri, a segno anche il secondo. 4-0, tutti e quattro segnati dal numero 15 di Barcellona. Coach Perdichizzi adesso prova a allungare la difesa. Santiangeli. Serve Miller con un passaggio, supera la metà campo, bella palla per Elliott, tiro da 3 di Elliott, la palla entra e esce, sfortunata la Fileni BPA, altro rimbalzo per Barcellona, Spizzichini, doppio blocco alto per lui, sfrutta quello di Daross, poi passa la palla a Garri, alto basso con Daross, su di lui c'è Maggioli, arresto e tiro e step back, a segno anche lui, precisissima anche Barcellona in questo inizio di partita, 6-0, l'uscita di Miller, non riesce a ricevere, la palla allora va a Maggioli, Miller prova a fare taglio backdoor, poi torna indietro a prendersi il pallone da Maggioli, gli viene sporcato il possesso ma lo controlla Miller, poi Daross tocca il passaggio in direzione di Elliott, palla recuperata ma Miller gliela strappa via, benissimo, e può andare in contropiede Iesi, Santiangeli, arresto e tiro da 2, altro errore, rimbalzo in attacco di Maggioli, semigancio dal centro dell'area, va a segno Michele Maggioli, primi due punti per Iesi e primi due punti per il capitano. Shepherd dall'altra parte in punta per Daross, gli riconsegna il pallone, pick and roll con Garri, spezza bene il blocco Santiangeli, poi l'aiuto di Maggioli, strappa il pallone dall'altra parte, riparte Iesi, c'è il fallo su Alessandro Procacci di Gabriele Spizzichini, primo fallo per il numero 7 ex Mobit Ferrara. Si riprenderà con la rimessa nella metà campo difensiva di fronte al tavolo degli ufficiali di campo per Iesi. Procacci a chiamare lo schema, possesso pieno per Iesi. Procacci per Elliott, palla consegnata nelle mani di Miller, pick and roll tra i due americani, poi Elliott cerca con un palleggio, riesce a servire Maggioli che fa saltare Shepherd e deposita altri due punti a canestro. 6-4 e Michele Maggioli pareggia i punti di Luca Garri. Kelly pick and roll con Garri, prova ad andare fino in fondo, bel terzo tempo proteggendosi con il corpo, nuovo più 4 Barcellona, 8-4, primi due punti anche per il numero 4 della Sigma. Procacci per Santiangeli ma Daross intercetta il passaggio, arriva Kelly 2 contro 1, si appoggia al vetro, altro canestro. Arriva a quota 4 anche Alfri, 3 Kelly. Santiangeli a superare la metà campo, sfrutta il blocco di Maggioli. Poi chiude il palleggio, riesce a servire Procacci.
arriva il blocco di Elliott, appena accennato, bel passaggio di Procacci per Elliott che non riesce però a trovare la via del canestro. Rimbalzo di Jeff Von Shepherd, nazionale canadese. Garry, bruttissimo passaggio per Daross. Palla persa da Barcellona. Cambio in casa Fileni BPA. Esce Alessandro Procacci. Fa il suo esordio in questa partita Stefano Borsato. 10-4 il punteggio in questi primi 3 minuti e 50 di gioco. Miller con tutta la calma del mondo a superare la metà campo. Doppio blocco per lui, bel passaggio per Maggioni che va a segno e subisce il fallo. Sesto punto nella partita per Maggioni, tutti i suoi finora i canestri della Fileni BPA. Maggioni avrà anche il libero supplementare per il primo fallo di Alfred Kelley, secondo fallo di squadra per Barcellona. Meno 4 ancora Iesi, 10-6. In lunetta Michele Maggioni. Il palleggio del numero 5 della Fileni BPA va a segno, diventano 7 i punti di Iesi, così come 7 sono quelli di Maggioni, miglior realizzatore dell'incontro finora. Spizzichini a impostare l'azione, su di lui c'è Ian Miller, cenna a portargli via il pallone ma si protegge bene Spizzichini, poi serve sotto Garry, il palleggio di Garry va nel centro dell'area, palla fuori per Shepherd. Anzi, palla fuori per Kelley. Kelley serve Shepherd. Scarico fuori per Daross. La partenza di Daross. Buono l'aiuto di Maggioni. Daross si appoggia al vetro ma non riesce a trovare il canestro. Rimbalzo. La toccano in tanti. La controlla Borsato. Già dall'altra parte. Ian Miller apre il palleggio. Arriva al blocco di Maggioni. Attacca al cuore dell'area. Fuori per Borsato. Sotto ancora per Maggioni. Il tiro dalla media del capitano. Che sfortuna per Iesi. Anche questa volta la palla entra e esce. Rimbalzo di Daross. Kelley aspetta l'uscita dei blocchi di Shepherd, buona la difesa di Santiangeli che ne impedisce la ricezione. Allora Kelley vuole fare tutto da solo, va a segno e subisce anche il fallo. Grande accelerazione del numero 4 di Barcellona. Sesto punto per Kelley e Barcellona è più 5, 12-7. Primo fallo per Ian Miller, secondo fallo di squadra per Iesi, ne ha 2 anche la Sigma. In lunetta per l'aggiuntivo, 3 Kelley, il palleggio, la concentrazione del giocatore americano, scocca il tiro, va a segno, 7 punti anche per Kelley. Borsato, passaggio nell'altra metà campo per Elliott che elude la difesa a tutto campo della Sigma Barcellona. Elliott apre il palleggio, attacca al canestro, poi perde la maniglia. Palla recuperata da Spizzichini che serve da Ross, si appoggia al vetro, altro errore da Ross, rimbalzo di Maggioni e già dall'altra parte corre Stefano Borsato, poi decide sapientemente di aspettare l'arrivo dei compagni. Maggioni in punta, serve ancora Borsato, pick and roll tra i due, Borsato perde il controllo del pallone, altra palla persa da Iesi in contropiede. Barcellona, Garry appoggia i punti del più 8, 15-7 massimo vantaggio dell'incontro quando siamo entrati nella seconda metà del primo quarto di gioco. Santiangeli serve l'uscita dai blocchi di Miller. Miller palleggio, step back, arresto e tiro, altro errore, non riesce a sbloccarsi l'americano di Iesi. Kelley dall'altra parte attacca Stefano Borsato, tutto libero di incontrastato, può andare a canestro e sul più 10 Barcellona. Coach Lasi è costretto a chiamare time out, 17-7 per la Sigma. Si riprende a giocare in uscita dal timeout, doppio cambio in casa Fileni BPA. Sono usciti Maggioni e Santiangeli, sono entrati Migliori e Rocca. Lo stesso Franco Migliori in ala sfrutta il blocco di Mason, c'è il fallo. Fallo fischiato al numero 20, Matteo Daross, primo fallo per lui, terzo fallo di squadra per Barcellona. Ci sarà la rimessa laterale per la Fileni BPA con 14 secondi per andare al tiro. Se ne incarica Franco Migliori, non riesce a ricevere Miller, riceve Elliott, poi Elliott serve Miller, pick and roll tra Miller e Rocca, attacca al canestro, tiro in secondo tempo, la palla danza sul ferro, finalmente entra, riesce a sbloccarsi anche Ian Miller, primi 2 punti della partita, 17-9 per Barcellona. Kelley a superare la metà campo, serve Daross,
da Ross, serve l'uscita di Shepherd. Shepherd aspetta l'altra uscita di Spizzichini, attacca al canestro, cerca di servire Garri, si gira bene sul perno ma il tiro è cortissimo, rimbalzo di Mason Rocca, apertura immediata per Stefano Borsato, Borsato per Migliori, Migliori apre il palleggio, poi su di lui arriva l'aiuto di Garri, chiude il palleggio Migliori, poi serve bene Elliott, completamente libero, può sparare, va a segno Ivan Elliott, primi tre punti dell'incontro anche per lui. Mini parziale di 5-0 in uscita dal timeout per la fila NBPA Iesi che risale a meno 5, 17-12, ultimi 3 minuti del primo quarto di gioco. Spizzichini per Daros, aspettano l'uscita di Shepherd, non riesce a ricevere, allora la palla va da Kelley, Kelley finta di andare su pick and roll, poi va verso il fondo, palla fuori per Spizzichini da 3, l'errore ma c'è la correzione a rimbalzo di Daros. Quarto punto della partita per il numero 20, classe 1989 di Barcellona. Miller per Rocca, Rocca serve Migliori, partenza verso il centro, altro blocco per Di Rocca, palla per Borsato, finta al tiro, poi serve Richard Mason, fuori per Migliori, il tiro da 3 di Franco Migliori, c'è l'errore, poi viene fischiato fallo a Elliott, colpevolmente in ritardo ma soprattutto fallo molto molto generoso, fischiato ai danni di Iesi. E per Elliott purtroppo è già il secondo fallo della sua partita. Iesi esaurisce il bonus, anzi scusate, terzo fallo di squadra per Iesi. Kelley può gestire una nuova azione d'attacco per la Sigma. Shepherd consegna la palla nelle mani di Kelley, Kelley consegnato ancora nelle mani di Spizzichini, Spizzichini il ricciolo di Shepherd va fino in fondo, si sblocca anche lui, primi due punti della partita per Jevon Shepherd. E Barcellona torna a meno 9 rispondendo con un 4-0 di controparziale dopo il 5-0 in uscita dal timeout di Iesi. Elliott per Rocca, Rocca serve Miller, molto lontano da canestro, apre il palleggio contro Spizzichini, lo batte in velocità, lo attacca, va fino in fondo a segnare e a subire il fallo. Secondo fallo della partita per Gabriele Spizzichini e Barcellona con questo fallo esaurisce il bonus per questo quarto. Cambio nella formazione di coach Perdichizzi, entra il capitano Maresca, va in panchina proprio il numero 7 Gabriele Spizzichini, due falli senza alcun punto segnato. Miller è in lunetta per il tiro libero aggiuntivo per riaccorciare le distanze e va a segno, meno 6 Iesi, 21-15, cambio in casa Fileni BPA. Torna sul parquet Michele Maggioli, costretto a uscire Ivan Elliott per evitare di commettere il terzo fallo personale. Bacchelli a chiamare lo schema per la propria squadra. Serve Shepherd, consegnato nelle mani di Kelley. Kelley consegna la palla nelle mani di Maresca. Maresca ancora nelle mani di Shepherd. Altro fallo generosissimo fischiato a favore di Barcellona. Stavolta il fallo è del numero 10, Franco Migliori. Primo fallo per lui. E bonus esaurito anche dalla fila NBPA. La rimessa di Maresca, serve Kelley, c'è, si fa vedere Garri per il blocco, lo sfrutta Kelley, buono lo show di Maggioli, palla sotto per Garri che cincisca col pallone, gliela strappa Franco Migliori, già dall'altra parte Migliori, serve Miller, Miller chiama lo schema, vuole giocare il pick and roll laterale con Mason Rocca, arriva l'aiuto di Daros, altro pick and roll, Miller fino in fondo, va a prendersi il fallo dello stesso Daros. E anche per Daros sono due i falli personali. Miller potrà andare in lunetta per riaccorciare nuovamente le distanze. Cambio in casa Sigma Barcellona. Costretto al cambio, coach Perdichizzi fa esordire nella partita Jacopo Borra. Esce Matteo Daros gravato di due penalità personali come Spizzichini ed Elliott. Adegua anche il quintetto coach Perdichizzi. Miller intanto va a segno con il primo. Dicevamo adegua il quintetto con coach Lasi che ha schierato sia Maggioli che Rocca in campo. E allora il coach di Barcellona gli risponde mettendo dentro tutte e due le sue torri, Garri e Borra. Secondo tiro libero per Miller. A segno anche il secondo, arriva a quota 7 Ian Miller, 17 Fileni BPA, 21 Sigma Barcellona.
palleggio di Kelley, sfrutta il blocco di Borra, palla fuori per Garri, completamente libero, può sparare da tre, c'è l'errore, a rimbalzo Michele Maggioli, già dall'altra parte Ian Miller vuole attaccare il canestro, serve Mason Rocca, Mason Rocca perde la palla, la riconquista Kelley, già dall'altra parte, va fino in fondo, a segno, primo giocatore ad andare in doppia cifra nella partita, 11 punti per 3 Kelley, migliori dall'altra parte, può attaccare, viene chiuso, scarico fuori per Miller da 3, completamente libero, c'è l'errore, rimbalzo di Borra, altra azione d'attacco ovviamente nelle mani di Kelley che vede il rientro di Iesi e allora decide di ragionare, 10 secondi per andare al tiro, 15 sul cronometro generale, non può andare fino in fondo Barcellona. Kelley perde la palla, la riconquista Mason Rocca, 8 secondi, può andare in contropiede, bellissimo canestro di Mason Rocca che elude la pressione di Maresca e lo stesso Maresca nel parlare con gli arbitri non riesce a dare avvio all'ultima azione del quarto, proteste per Barcellona ma si va a riposo sul 23-19 per la squadra siciliana dopo che Iesi è stata sotto anche di 10 punti. Riprende il gioco, la prima palla del secondo quarto è per Barcellona, Maresca marcato da Ian Miller, serve Jacob Borra, consegnato nelle mani di Kelley, pick and roll tra i due, Kelley attacca al canestro, fuori per Garri, fuori ancora per Maresca, altro blocco di Borra per Maresca, che va dall'altra parte, c'è il buon aiuto di Rocca, probabilmente Maresca va a commettere fallo in attacco, ma serve bene Garri che deposita i punti 7 ed 8 nell'incontro, nuovo più 6 per Barcellona. Miller pick and roll con Maggioli, poi arriva anche il blocco di Rocca, arresto e tiro a segno per Ian Miller, nono punto nell'incontro per Miller e Iesi è subito tornata a meno 4, 25-21. Shepherd aspetta il movimento dei compagni, un po' fermo l'attacco di Barcellona, si fa vedere Borra, riceve in questo istante, consegna per Kelley, da Kelley palleggio, sfrutta il blocco di Borra, buono lo show di Maggioli, poi bello il passaggio per Borra che tutto solo può depositare due punti a canestro, primi due punti dell'incontro per il lungo di Scuola Fortitudo Bologna. Borsato serve l'uscita ai migliori, pick and roll con Rocca, arriva un altro blocco di Maggioli, poi serve lo stesso Maggioli, Rocca con il classico gancio, probabilmente c'era un contatto, non viene fischiato, tiro è corto e la palla viene recuperata da Barcellona con Kelley che attacca ancora al canestro, altro fallo in attacco non fischiato ma stavolta Kelley non riesce ad andare a canestro, Borsato già dall'altra parte, serve Michele Maggioli che attacca l'area, bella palla sotto per Rocca, arriva la stoppatona di Borra ma Rocca riesce a controllare il pallone, palla per Miller, arresto e tiro del numero 44 cortissimo, rimbalzo nelle mani di Maresca che serve tre Kelley, dolorante alla gamba, ha preso, probabilmente è caduto male prima nello sfondamento cercato da Mason Rocca, Maresca, taglio a riccio, l'arresto e tiro dal cuore dell'area, cortissimo ma non c'è nessuno a rimbalzo e Maresca in tapin può segnare i primi due punti della propria partita e riportare più 8 Barcellona, 29-21 per la Sigma. Miller in ala, aspetta il blocco di Maggioli, pick and roll tra i due, poi Miller cincischia col pallone, rischia di portarglielo via Kelley, ma Miller tiene il controllo, palla sotto nel mezzo angolo per Maggioli che va a segno, riesce a sbloccare, a sbrogliare una situazione diventata forse difficile per Iesi, meno 6 e Maggioli arriva a quota 9, Borra per Maresca, Maresca serve Garri in punta, per un attimo pensa al tiro contro la zona iesina, poi serve Shepherd, 9 secondi per andare al tiro, blocco di Garri per Shepherd che tira da 3, non tocca nemmeno il ferro, doppio cambio per Iesi, anzi time out chiamato da coach Perdichizzi sul punteggio di 29-23 per la squadra siciliana. Squadre che escono dal time out, c'è stato un doppio cambio in casa Fileni BPA, sono usciti Richard Mason Rocca e Stefano Borsato, tornano sul parquet Ivan Elliott gravato di due falli e Marco Santiangeli, palla per Iesi, Miller serve Santiangeli, palla per Maresca,
migliori, attacca al canestro, bella palla per Maggioli che schiaccia in testa Borra e va a prendersi anche il fallo, primo fallo per Jacopo Borra e primo fallo di squadra anche per Barcellona, con Maggioli che arriva in doppia cifra a quota 11. Gran palla di migliori per Maggioli, schiacciatona del numero 5. Libero aggiuntivo per Michele Maggioli a segno, meno 3 Iesi, 29-26, e Maggioli diventa il miglior realizzatore dell'incontro con 12 punti. Kelley a superare la metà campo, Iesi ancora a zona, Fiorito appena entrato per Maresca, Maresca per Shepherd, su di lui c'è Franco Migliori, blocco di Borra, accetta il cambio Elliott, palla dall'altra parte per Maresca, buono l'aiuto di Maggioli, ma poi il rimbalzo ancora una volta viene, cade nelle mani di Maresca che riesce a correggere il proprio errore. Quarto punto per il capitano di Barcellona che torna sul più 5, 31-26. Protesta intanto coach Perdichizzi per un probabile contatto falloso sul tiro di Maresca. Santiangeli per Miller, Miller serve Maggioli, riconsegna la palla nelle mani Miller, tiro da tre di Ian Miller, grandissimo canestro per il numero 44 e Iesi è a meno 2, 31-29, arriva a quota 12 anche Miller, dall'altra parte prova a rispondere Kelley, c'è l'errore, rimbalzo di Elliott e Iesi ha la palla per pareggiare o addirittura andare in vantaggio con un tiro pesante. Maggioli dal mezzo angolo, l'errore, Shepherd non controlla il rimbalzo, pista la riga e la palla è ancora per la fila di BPA Iesi, 5-50 alla fine del secondo quarto di gioco, meno 2 fila di BPA, 31-29. Altra azione d'attacco a disposizione di Iesi con 14 secondi per andare al tiro, la rimessa nelle mani di Maggioli, serve Ivan Elliott, Elliott per Miller, Miller vuole attaccare Kelley, arresto e tiro, lo stoppa Kelley, ma la palla termina fuori, Iesi mantiene il possesso, evidentemente c'era stato il cambio di possesso in precedenza, quindi sono stati resettati i 24, ora Iesi ne ha 18 per andare al tiro, viene servito Franco Migliori nel cuore dell'area, non riesce ad andare al tiro, torna fuori da Miller, Miller vuole il blocco di Maggioli, pick and roll tra i due, poi Miller serve Maggioli, Maggioli attacca l'area, fuori per Migliori, un palleggio, prova ad attaccare il canestro, arresto e tiro di Migliori, a segno, ma il canestro viene annullato perché c'è stato il fallo in attacco del numero 5 Michele Maggioli, blocco in movimento per il capitano Iesino, giusto il fallo fischiato all'attacco Iesino, ma forse era da convalidare il canestro in quanto il fallo era avvenuto lontano dalla palla. Si riprende col possesso di Barcellona, Kelley per Maresca, Iesi deve difendere, Shepherd attacca Elliott, Elliott va a commettere il terzo fallo, sanguinoso fischio e fallo ingenuo di Ivan Elliott. Coach Maurizio Lasi è costretto a richiamare immediatamente sul cubo dei cambi Richard Mason Rocca, due tiri liberi per Jevon Shepherd. C'è stato intanto il cambio in casa Fileni BPA, costretto ad uscire Ivan Elliott, tre falli ricordiamo per lui, due per la Fileni BPA in questo quarto. Shepherd, il primo tiro libero è buono, più 3 Barcellona, 32-29, diventano 3 i punti nella partita di Jevon Shepherd, ne avrà un altro a disposizione il numero 11 nazionale canadese, a segno anche con il secondo. 29 Iesi, 33 Barcellona, scusate. Santiangeli allunga la difesa a Barcellona, riesce a superare la pressione passando la palla nella metà campo offensiva per Migliori, Migliori tira da tre, c'è l'errore, tap out di Maggioli, la palla arriva nelle mani di Ian Miller, Miller il pick and roll con Michele Maggioli, attacca al canestro, palla fuori per Santiangeli, fa saltare Kelley, step back, il tiro da tre è corto, prova a lottare Migliori, riesce a toccare il pallone, poi finisce direttamente in panchina
4 contro 5 per Barcellona. Shepherd si mangia un canestro clamoroso e Iesi riconquista la palla, attacca al canestro Miller, si appoggia al tabellone, c'è l'errore, non arriva la correzione di Maggioli, è già dall'altra parte Barcellona. Shepherd, arresto e tiro da 3 punti a segno. Dal possibile meno 2 per Iesi siamo sul meno 7. 36-29, Shepherd sale a quota 7, Rocca in punta, serve Miller, Miller vuole rispondere col tiro da 3 a segno, Ian Miller, 15° punto nella partita per il funambolo della Fileni BPA e Iesi risponde immediatamente, meno 4, doppio blocco alto, Borra apre il palleggio, va a giocare il pick and roll con Maresca, bello show di Maggioli, palla per Fiorito, è uno specialista, tira da 3, va a segno. Nuovo più 7 per la Sigma, i primi 3 punti nell'incontro per Barcellona. Santiangeli, serve Miller, Miller in punta per Rocca, bella palla sotto per Maggioli che poi viene intercettato il pallone, può andare in contropiede Kelly, stoppatissima di Ian Miller su 3 Kelly, clamorosa giocata di Ian Miller, ha cancellato letteralmente l'avversario impedendogli di andare a segnare il facile layup che sarebbe stato il più 9 per Barcellona. 18 secondi per andare al tiro per la Sigma, Shepherd, blocco di Fiorito, accetta il cambio Santiangeli, Shepherd, arresto e tiro da 3 punti, non va, rimbalzo di Mason Rocca, palla per Miller che adesso prova a mettere ordine nell'attacco iesino. Santiangeli per Migliori, Migliori per ancora per Santiangeli, Santiangeli sfrutta il blocco di Rocca, poi cerca il pick and roll ma Rocca non riesce a controllare il pallone. Cambio in casa Fileni BPA, si prepara ad entrare Andrea Picarelli, esce Michele Maggioli, anche coach Lasi adegua al quintetto a quello con 4 piccoli della Sigma, facendo uscire Michele Maggioli, Kelly, il palleggio contro Franco Migliori, serve Fiorito, altro tiro da 3 di Fiorito, stavolta non va, altro rimbalzo di Rocca, Rocca consegna la palla nelle mani di Ian Miller, Miller prova ad attaccare il canestro fino in fondo, poi cerca il servizio per Rocca ma non riesce il passaggio, altra palla persa per Iesi. Cambio in casa Barcellona, esce con il numero 18 Jacopo Borra, torna sul parquet Luca Garri, autore finora di 8 punti personali. Kelly a impostare un'altra azione offensiva per la Sigma, serve Shepherd, Shepherd la partenza contro Picarelli, va a prendersi il fallo del numero 34, primo fallo per Picarelli, terzo fallo di squadra per la Fileni BPA. Gli arbitri considerano sul terzo tempo il fallo di Picarelli, ci saranno dunque 2 tiri liberi per Javon Shepherd, arrivato a quota 7, tutti i punti siglati in questo quarto. Buono il primo di Shepherd, più 8 Barcellona, sono 8 anche i punti personali del nazionale canadese. Secondo tiro libero per il numero 11 della Sigma, a segno anche con il secondo, 41 Barcellona, 32 Fileni BPA. Intanto mette in difficoltà l'attacco iesino, la pressione tutto campo di Barcellona, Santiangeli a impostare l'azione, palla per Migliori, Migliori serve Mason Rocca, palla per Picarelli, blocco per lui dello stesso Rocca, Santiangeli arresto e tiro da 3 punti, a segno Marco Santiangeli, primi 3 punti nella partita per il numero 33 della Fileni BPA. Iesi a meno 6 quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Kelly, su di lui c'è Franco Migliori, lo vuole attaccare, il taglio di Shepherd che non riesce ad intuire il passaggio del compagno e perde la palla. Time out chiamato dalla Sigma quando siamo sul punteggio di 41-35 a 1 minuto e 44 dal termine della seconda frazione di gioco.
in uscita dal time out non ci sono cambiamenti nei quintetti delle due formazioni, si ripartirà con la rimessa da fondo per Iesi. Santiangeli ad impostare l'azione offensiva della Fileni BPA, l'uscita dei blocchi di Ian Miller, su di lui la difesa strettissima di Maresca. Miller riesce a servire Migliori, ma Migliori aveva un piede sulla linea. Altra, ennesima palla persa per Iesi. Troppe le palle perse in questi primi due quarti per la Fileni BPA. Kelley ad impostare l'azione della Sigma. Palla per Garry, serve Shepherd, su di lui c'è Andrea Picarelli. Pick and roll tra Garry e Shepherd. Palla per Fiorito, tiro da tre di Fiorito a segno. Sesto punto per Simone Fiorito e nuovo più 9 per la Sigma Barcellona. Santiangeli pick and roll con Rocca, un palleggio, due palleggi, riesce a trovare la via del canestro ma va a sbagliare il tiro, a rimbalzo in attacco c'è Mason Rocca che deposita il quarto punto della propria partita. Iesi risale a meno 7, ultimo minuto di gioco in questa seconda frazione. Maresca contro Santiangeli, prova a mettergli pressione il numero 33, Maresca, la penetrazione, palla per Garry, buono l'aiuto di Santiangeli e Garry va a commettere infrazione di passi. Cambio in casa Barcellona, esce Kelley, fa il suo esordio in questa partita, numero 5 Marchetti. Luca Garry in precedenza si è lamentato a lungo con gli arbitri, non era dello stesso avviso, non erano passi secondo lui. Santiangeli 33 secondi, 18 per il tiro di Iesi, chiude il palleggio, poi serve Picarelli, Picarelli fuori per Rocca, ancora la palla per Ian Miller, Miller 9 secondi, vuole il blocco di Rocca, poi va dall'altra parte, prolungato il palleggio del numero 44, prova a cercare la via del canestro, non va, poi pasticciano ancora Maresca e Garry. Altro pallone regalato alla Fileni BPA da parte di Barcellona e coach Lasi chiama time out per organizzare questi ultimi 14 secondi prima dell'intervallo lungo. Ultimi 14 secondi della seconda frazione di gioco, la rimessa è per la Fileni BPA nelle mani del neo entrato Stefano Borsato. Borsato serve Migliori, spalle a canestro contro Fiorito, palla fuori per Miller, Miller si prende il fallo di Gianluca Marchetti. Barcellona è arrivata appena al secondo fallo in questo quarto, ne ha altri due da spendere in questi ultimi 9 secondi prima di mandare lunetta a Iesi. Altra rimessa per Iesi, per Borsato, serve Maggioli, Maggioli palla per Miller, attacca al canestro Miller, rischia di perdere il possesso, 4 secondi, Santiangeli chiuso nell'angolo, tiro impossibile a 3 punti, non tocca neanche il ferro, si va al riposo sul punteggio di 44 Sigma Barcellona, 37 Fileni BPA Iesi. Tutto pronto per i secondi 20 minuti di gioco, la Fileni BPA riparte in svantaggio di 7 punti, è sul primo possesso, Procacci rientrato in cabina di regia, aspetta l'uscita di Miller, riesce a ricevere, numero 44, miglior realizzatore della partita, quota 15, palla sotto per Maggioli, su di lui c'è Luca Garry, si gira, tira Maggioli a segno. Meno 5 Iesi, 14esimo punto nella partita di Michele Maggioli. 44 Barcellona, 39 Iesi in attacco. La squadra giallo-blu chiude il palleggio Garry. Serve Shepherd, mismatch favorevole per lui contro Procacci. Vuole giocarsela, spalle a canestro. Si gira nel cuore dell'area, sbaglia e il rimbalzo è di Ivan Elliott. Palla per Santiangeli. Santiangeli vorrebbe servire Maggioli ma c'è il buon anticipo di Garry, allora è costretto a girare per vie perimetrali per Miller, Miller per Maggioli, palla per Santiangeli, 10 secondi, bel pick and roll tra i due, fino in fondo, Maggioli appoggia, c'è l'errore ma conquista il suo rimbalzo in attacco e va a segno subito, 4-0 in partenza per la Fileni BPA e meno 3, 41-44. Kelley per Spizzichini,
palla per Daross. Daross serve Garri, consegnato nelle mani di Spizzichini, pick and roll tra i due, attacca al canestro, Spizzichini si arresta, tira, sbaglia, altro rimbalzo per Elliott, palla per Miller, Jesi ha la mano, ha la palla in mano del possibile pareggio. Elliott si fa vedere sotto canestro contro Daross, attacca al centro dell'area, step back, arresto e tiro, la palla data sul ferro ed entra, meno uno Jesi. 44 Barcellona, 43 Fileni BPA, parziale di 6-0. Spizzichini ora in attacco, Garri consegna la palla nelle mani di Kelley, Kelley prova ad attaccare il canestro, fuori per Shepard, tiro da 3 di Shepard, cortissimo, altro rimbalzo per Jesi, corre Procacci già dall'altra parte, poi aspetta l'arrivo anche del capitano Maggioli, pick and roll che non avviene, palla fuori per Maggioli, Elliott in punta, vorrebbe servire Miller, riesce in un secondo momento, Miller 6 secondi, attacca, si ferma, il tiro di Maggioli, l'errore, non riesce a mettere la testa avanti Jesi, Kelley è già dall'altra parte, c'è il rientro difensivo che blocca la transizione offensiva di Barcellona. Daross vorrebbe consegnare la palla per Spizzichini, non riesce a servirlo, allora va dall'altra parte per Kelley, Kelley attacca al canestro, fuori per Shepard, tiro da 3 di Shepard, altro errore, c'è Kelley a rimbalzo che serve Garri, si appoggia al vetro, altro errore, la palla adesso è per Jesi, Ivan Elliott lancia immediatamente la transizione offensiva, poi Miller sbaglia completamente il passaggio, no, questo fischio proprio, fallo antisportivo fischiato alla Fileni BPA. Procacci era fermo nel tentativo di fermare il contropiede di Barcellona, ma il fallo, per quanto fosse un normale contatto di gioco, viene reputato addirittura antisportivo. Daross sbaglia il primo tiro libero, resta una sola la lunghezza di vantaggio di Barcellona, secondo per Daross, a segno, quinto punto nella partita. Ora Barcellona avrà anche il possesso offensivo, rimessa a cavallo tra le due metà campo, Spizzichini per Kelley contro Procacci. Procacci, tanto era il primo fallo per lui, quello fischiato in precedenza, palla per Garri, pick and roll con Spizzichini, da fuori per Daross, buona la difesa di Elliott, Daross allora tira da tre punti e va a segno, nuovo più 5 per Barcellona. Procacci a impostare nuovamente l'azione offensiva di Jesi, l'uscita di Santiangeli, Santiangeli pick and roll con Elliott, tiene vivo il palleggio, su di lui c'è Daross, potrebbe attaccarlo, così è, va fino in fondo ad appoggiare al vetro, il nuovo meno 3 per Jesi, quinto punto alla partita per Marco Santiangeli. 48 Barcellona, 45 Jesi, 6-20 alla fine della terza frazione di gioco. Kelley attacca il canestro, fuori per Garri, tiro da 3 di Garri, errore, rimbalzo di Ivan Elliott. Elliott consegna la palla nelle mani di Ian Miller. Miller pick and roll con Elliott, guadagna il lato sinistro del campo, poi lascia la palla a Procacci, pick and roll con Maggioli, da Procacci per Santiangeli, Santiangeli serve sotto Maggioli, il tiro dalla media del capitano, a segno, 18° punto per Maggioli, e Jesi è ancora lì a meno 1, 48-47. Procacci intanto sporca il pallone sulla rimessa di Barcellona. Kelley dopo la nuova rimessa, 3 secondi per superare la metà campo, riesce a superarla in palleggio, ottima la difesa di Procacci su di lui, bel backdoor, ma il passaggio di Spizzichini è completamente fuori misura, palla recuperata da Jesi, altro pallone in mano per la Fileni BPA per poter cercare di mettere la testa avanti per la prima volta in questa partita. Miller ben chiuso da Spizzichini, serve Maggioli, Maggioli ridà la palla a Ian Miller, vuole attaccare il canestro, va a commettere, viene fischiato, non si capisce cosa sia stato fischiato, se il fallo in attacco a Miller o il fallo a Spizzichini. Fallo è di Spizzichini, per lui è il terzo fallo,
primo fallo di squadra per la Sigma Barcellona, e coach Pierdichizzi si lamenta a lungo con gli arbitri che lo richiamano ufficialmente. Cambio in casa Fileni BPA, esce con il numero 44 Ian Miller, torna in campo col numero 7 Stefano Borzato. Cambio anche dall'altra parte, torna in panchina Spizzichini, a rientrare è Giuliano Maresca, rimessa per Iesi, Elliott lascia Procacci, l'uscita di Santiangeli, non riesce a ricevere, palla allora a Maggioli, pick and roll dopo che Maggioli ha riconsegnato la palla per Procacci, bella assist di Procacci, va a segno Maggioli e adesso Iesi è a più 1, 49 Fileni BPA, 48 Sigma Barcellona, Maggioli arriva a quota 20, Shepherd pick and roll con Da Rossa, accetta il cambio Elliott, palla per Garri, ancora per Shepherd, Santiangeli gli sporca il pallone, poi ancora Da Rossa, chiude il palleggio, si gira sul perno, probabilmente erano passi, il tocco di Procacci a tape out, libera completamente Shepherd, sorpasso di Barcellona, e adesso si è acceso anche il pubblico del Palatriccoli. Santiangeli contro la zona di Barcellona, apre il palleggio, poi serve Elliott al mezzo angolo per Maggioli, Maggioli contro Garri, serve ancora Santiangeli, 7 secondi, troppo fermo l'attacco di Iesi, Santiangeli arresto e tiro da 3 punti, c'è l'errore, rimbalzo di Luca Garri che serve Trekelley a superare la metà campo, Shepherd in angolo per Maresca, il tiro da 3, l'errore, a rimbalzo c'è Ivan Elliott, palla per Procacci, è lui ancora a chiamare lo schema d'attacco, Procacci aspetta l'uscita di qualche compagno, palla per Santiangeli, ancora per Procacci, palla sotto per Maggioli, quasi lo intercetta Garri, ma poi c'è il servizio di Maggioli per il taglio di Elliott che vale il nuovo sorpasso per Iesi, 51-50, settimo punto per Ivan Elliott, Kelley doppio blocco, sceglie quello di Garri, Garri si apre, poi non riesce a servire nessuno, allora torna da tre Kelley, Kelley la penetrazione, alza la parabola, gran bel canestro, torna a segnare il numero 4 di Barcellona, sorpasso e controsorpasso, partita bellissima in questo frangente, 52 Barcellona, 51 Iesi, gira per vie perimetrali la Fileni BPA, Procacci attacca al canestro, gran palla per Maggioli che ne mette altri due e arriva a quota 22 e c'è l'ennesimo sorpasso della Fileni BPA, 5-3 Iesi, 5-2 Barcellona. Shepherd rischia di farsi portare via la palla da Santiangeli, poi la controlla, fuori per Da Rossa, Da Rossa finta il tiro da 3, fuori per Shepherd, l'errore, rimbalzo di Santiangeli che adesso prova a mettere calma nell'azione d'attacco iesina, Borzato apre il palleggio, torna verso il centro, serve Santiangeli, Santiangeli vuole il blocco di Elliott, arriva, c'è il cambio difensivo su Santiangeli, arriva Da Ross, un paio di finte, poi Santiangeli serve Maggioli da 3, c'è l'errore, rimbalzo di Da Ross già dall'altra parte, Javon Shepherd per Da Ross, sotto per Garri che si mangia clamorosamente il canestro, palla riconquistata da Borzato che adesso vuole mettere a posto l'attacco iesino, Borzato per Maggioli, scusate, palla sotto per Elliott, su di lui c'è Shepherd, attacca al canestro, Elliott sbaglia il tiro ma sul rim la palla finisce fuori e c'è un'altra azione d'attacco per Iesi, time out a 1.56 dalla fine del terzo quarto, chiamato dalla Sigma con Iesi che è in vantaggio 53-52. Si riprende a giocare dopo il time out, rimessa in zona offensiva per la Fileni BPA, Iesi tornato sul parquet Richard Mason Rocca, come con lui anche Franco Migliori, 13 secondi per andare al tiro, Borzato marcato da Marchetti, c'è un fallo sotto canestro ravvisato dagli arbitri, fischiato al numero 11 Javon Shepherd, primo fallo per lui, altra rimessa da fondo per la Fileni BPA, altri 14 secondi per cercare la via del canestro, Rocca serve Elliott, tiro da 3 immediato, l'errore, rimbalzo di Gabriele Marchetti,
già dall'altra parte il play in maglia numero 5, serve da Ross. Da Ross per Shepherd. Shepherd aspetta l'uscita di Maresca. Sulle sue tracce c'è Borzato, attacca al canestro. Maresca e va a segno, tutto solo incontrastato. Altro controsorpasso e siamo arrivati, se non sbaglio, a 7 sorpassi e controsorpassi. Borzato per Miller, gli strappa via la palla Maresca, forse con un fallo, e c'è il contropiede che ridà il più 3 a Barcellona. 1-12 alla fine, 56 Sigma, 53 Fileni BPA. Miller pick and roll con Rocca, poi serve Elliott, da Elliott per Migliori. Migliori contro Matteo De Rosso, serve Rocca, bello alto basso per Elliott. Non c'è un canestro, ma probabilmente c'era un altro fallo non fischiato. Marchetti dall'altra parte chiude il palleggio, poi Borzato gli tocca il pallone, lo conquista Miller, ma Migliori tutto solo in contropiede va a segno e finalmente si sblocca anche lui. Meno uno Iesi, 34 secondi alla fine, 20 per l'attacco di Barcellona, non può andare fino in fondo. Perde la palla la Sigma, la riconquista Stefano Borzato, poi si arresta, passa la palla per Miller. Marchetti ha preso un colpo, serve Migliori, ma Migliori non si aspettava il passaggio e perde un altro pallone Iesi. E allora adesso l'ultimo tiro è della Sigma. Iesi può spendere 3 falli, ha solo un fallo all'attivo. Da Ross il palleggio, tira da 8 metri e mezzo, c'è l'errore a rimbalzo, la strappa Migliori, un secondo, il tiro non arriva, non si accorgono gli iesini che stava per scadere il tempo del terzo quarto. Si va all'ultimo mini riposo sul punteggio di 56 Sigma Barcellona, 55 Fileni BPA. Si riprende a giocare, prima palla del quarto per la Sigma. Marchetti per Da Ross. Da Ross aspetta l'uscita dei compagni, c'è il fallo in attacco di Jacopo Borra, blocco irregolare del numero 18, secondo fallo per il classe 1990 di Scuola Fortitudo Bologna. Iesi riconquista immediatamente la palla e può tornare in vantaggio. Si è ripartiti dal 56 Barcellona, 55 Iesi. Procacci, grande pressione su di lui di Marchetti, chiude il palleggio, serve Mason Rocca. Mason Rocca per Franco Migliori, pick and roll tra i due, chiude il palleggio anche Migliori, fuori per Miller, passaggio per Procacci che non riesce a controllare il pallone. Altra palla persa per Iesi ed è la 14esima nella partita. Marchetti sul raddoppio di Iesi riesce a superare la metà campo, poi serve Da Ross ma prende un'altra botta il numero 5 Marchetti, che è uscito nel terzo quarto con il labbro completamente rotto e vistosamente sanguinante. Costretto al cambio Marchetti proprio per la botta subita al termine del secondo quarto di gioco. Torna sul parquet Alfred Kelley, si riprenderà con la rimessa nella metà campo offensiva per Barcellona. Se ne incarica il numero 9 Maresca, palla per Shepherd. Shepherd blocco con gioca il pick and roll con Borra, poi serve, va per vie perimetrali, la palla arriva a Kelley. Kelley per Da Ross, ha recuperato su di lui Mason Rocca, palla sotto per Shepherd, canestro e fallo. Si protegge bene con il ferro Javon Shepherd e si prende anche il fallo di Ivan Elliott. Bruttissima notizia per Iesi, quarto fallo per Ivan Elliott. Avrà il libero aggiuntivo Javon Shepherd, arrivato nel frattempo a quota 13 al pari di Alfred Kelley. Libero aggiuntivo per Shepherd a segno, diventa lui il miglior marcatore della Sigma. Più 4 Barcellona, 59-55. Procacci a superare la metà campo. Palleggio prolungato del numero 13. Serve l'uscita di Ian Miller. Su di lui c'è Maresca. Pick and roll tra Miller e Rocca. Attacca l'area. Cerca di servire sotto Rocca. Altra palla persa per Iesi. Kelley dall'altra parte. Serve Shepherd. Palla sotto per Borra. Fuori per Da Ross.
Ancora per Kelley, aspetta l'arrivo del blocco di Borra, fuori per Maresca, Maresca attacca al canestro, Miller gli porta via il pallone e c'è il fallo antisportivo di Maresca su Mason Rocca. Per Maresca si tratta del primo fallo personale, Mason Rocca andrà in lunetta con due tiri liberi e poi avrà anche il possesso su, anche il possesso alla Fileni BP a Iesi. Primo tiro libero di Mason Rocca, la solita meccanica del numero 11, va a segno. Buono il primo di Rocca, ne avrà un altro a disposizione, arriva a quota 5 Richard Mason Rocca, secondo tiro libero, a segno, 2 su 2 per Rocca. E c'è il cambio in casa, Fileni BP a Iesi. Esce Mason Rocca, torna sul parquet Michele Maggioli, miglior realizzatore dell'incontro con 22 marcature personali. Rimessa per Iesi, 24 secondi interi per andare al tiro. Miller serve Elliott, su di lui c'è Matteo Daros, da Elliott palla sotto per Maggioli, contro Borra, fuori per Procacci, il palleggio del numero 13. Torna indietro, 7 secondi, riattacca al canestro, attraversa tutta l'area, fuori per Maggioli, si mette a posto con un palleggio, il tiro, l'errore, a rimbalzo, controlla Migliori, palla per Procacci, fuori per Migliori, altri 10 secondi per Iesi per andare al tiro, ma Migliori da 3 è corto, prova a lottare Elliott e ce la fa perché Daros manda fuori il pallone sul rimbalzo. Intanto gli arbitri confabulano al tavolo. Si prepara sul cubo dei cambi a tornare sul parquet Marco Santiangeli. Si devono chiarire i due arbitri perché non si è capito se fosse considerato possesso di Barcellona e poi palla persa da Barcellona quando Daros ha gettato direttamente fuori dal campo il pallone. Così è. E dunque Iesi avrà tutti e 24 i secondi per cercare di pareggiare o addirittura di sopravanzare ancora Barcellona con una conclusione pesante. Torna sul parquet Santiangeli, esce Migliori, attacca Miller, poi chiude il palleggio, rischia di perdere la palla, si butta Maggioli, la conquista, Procacci fino in fondo, il canestro del pareggio. Primi due punti di capitale importanza per Alessandro Procacci. 59 pari, 7-41 al termine della partita. Shepherd, su di lui c'è Procacci, Franco bollato, pick and roll con Borra, altro blocco, c'è il fallo fischiato al numero 13 della Fileni BPA. Per Procacci è il secondo fallo personale, secondo fallo di squadra anche per Iesi. Time out in campo chiamato da Giovanni Perdichizzi per la Sigma Barcellona sul punteggio di 59 pari quando mancano 7 minuti e 31 secondi al termine della partita. Si riprende a giocare dopo il fallo di Procacci, ci sarà la rimessa in zona offensiva per la Sigma Barcellona, 14 secondi per andare al tiro, Maresca rimette per Daros, la palla arriva nelle mani di Kelley, 10 secondi, aspetta l'uscita di Shepherd, riesce a ricevere, su di lui c'è Ian Miller, Shepherd attacca al canestro, si appoggia al vetro, gran bel canestro di Javon Shepherd che arriva a quota 14, più 2 nuovamente Barcellona, Migliori rientrato al posto di Van Elliott, apre il palleggio, vuole servire Maggioli, c'è il fallo su di lui, fallo fischiato ad Aros, terzo fallo personale per il numero 20 della Sigma, terzo fallo di squadra anche per i siciliani. Si riprenderà con la rimessa laterale, anzi da fondo indicano gli arbitri, per la Fileni BPA, 14 secondi per andare al tiro per effetto delle nuove regole introdotte da quest'anno dalla FIBA. Maggioli serve Migliori, palla sotto per lo stesso capitano, vuole attaccare Daros, si gira sul perno, il tiro cadendo all'indietro, la palla balla sul ferro ma esce, rimbalzo per Barcellona, Shepherd è già dall'altra parte, Daros consegnato per Alfred Kelley, sfrutta il blocco di Daros, vuole andare fino in fondo, c'è il fallo su di lui, fischiato
al numero 5 Michele Maggioli, secondo fallo per Maggioli, terzo di squadra anche per la Fileni BPA Iesi. Due tiri liberi per Kelley, arrivato a quota 15 punti, miglior marcatore della formazione siciliana. La concentrazione del numero 4 in maglia giallo-blu e il primo tiro libero è a segno. Solo retina per Alfri Kelley, più 3 Barcellona, 62-59, 6-45 al termine dell'incontro. Ne avrà un altro a disposizione per riportare nuovamente sul più 4 la Sigma. Il tiro di Kelley a segno, diventano 17 i punti dell'americano. Maglia numero 4, Procacci chiude il palleggio, serve Maggioli, consegnato da Maggioli ancora per Procacci, un palleggio, poi ancora la palla per Maggioli. Maggioli vorrebbe consegnare la palla nelle mani di Miller, altra palla persa, tutto solo Maresca va a sbagliare, ma Iesi tarda a rientrare e Kelley incontrastato può andare a segnare il tap-in del nuovo più 6. Procacci per Santiangeli, blocco di Migliori, si apre Migliori completamente libero, può sparare da 2 a segno, meno 4 Iesi, 61-65. Daros consegna per Shepherd, Shepherd attacca al canestro, arresto e tiro sulla difesa di Santiangeli, altro gran canestro del numero 11 che arriva a quota 16 ed è nuovamente più 6 per Barcellona. Santiangeli, l'uscita, finta di andare verso il fondo, poi sfrutta il blocco di Migliori, si allontana dalla difesa, chiude il palleggio, palla per Migliori, sotto per Maggioli, attacca al canestro contro Daros, palla fuori dove non c'è nessuno, palla persa da Iesi, ennesima palla persa, e adesso coach Lasi è costretto a chiamare timeout sul punteggio di 67-61 per la Sigma Barcellona. ...5-28 al termine, si è in uscita dal timeout dopo la palla persa di Iesi, più 6 Barcellona. Kelley con calma adesso comincia anche a gestire il possesso, da Ross contro Maggioli, vuole attaccarlo, apre il palleggio, paio di finte, poi va nell'angolo da Fiorito, da 3, l'errore, rimbalzo di Marco Santiangeli. Miller a chiamare lo schema d'attacco per Iesi, serve Migliori, da Migliori palla sotto per Maggioli, Maggioli si avvicina al canestro e va a segno, 24esimo punto del capitano arancioblu. Iesi risale a meno 4, 67-63, quando siamo negli ultimi 5 minuti dell'incontro. Daros consegnato per Fiorito, per Maresca, scusate, va fino in fondo a segno, decimo punto per Giuliano Maresca. Miller a provare ad accorciare le distanze sul nuovo più 6 per Barcellona, serve Migliori in punta, palla sotto ancora per Maggioli, fuori per Santiangeli, pick and roll tra i due, arresto e tiro da 3 di Santiangeli, a segno Marco Santiangeli, ottavo punto. Iesi torna ad un solo possesso di distacco da Barcellona, 69-66. Daros aspetta l'uscita di Kelley, riesce a ricevere il numero 4, su di lui c'è Ian Miller, arriva al blocco di Daros, Maggioli aspetta Kelley dentro l'area, Daros riattacca, va a prendersi il fallo fischiato al numero 44 Ian Miller. Per Miller si tratta del secondo fallo personale. Iesi esaurisce il bonus con questo fallo, tanto Kelley deve aver preso un colpo, è nell'altra metà campo e sta rientrando solo in questo istante zoppicando. 14 secondi per andare al tiro per Barcellona, rimessa di Maresca per Shepherd, su di lui c'è Santiangeli, pericolo numero uno in questo frangente, Javon Shepherd che spezza il raddoppio e va ad inchiodare la schiacciata del nuovo più 5, 18 punti per lui, 3 uomini in doppia cifra per Barcellona. Iesi ancora meno 5, 71-66, palla per Santiangeli, sotto per Elliott, contro Kelley, si gira, va al tiro, va a segno! Con il fallo
di 3 Kelley. Nono punto per Ivan Elliott, che porta a meno 3 Iesi, ma c'è la possibilità di risalire fino al meno 2 con l'aggiuntivo nelle mani di Ivan Elliott. Elliott arrivato a quota 9, può andare in doppia cifra, e così è, terzo uomo in doppia cifra anche per Iesi. E intanto Barcellona con questo fallo ha esaurito il bonus, così come Iesi lo aveva fatto nell'azione precedente. Da Ross vuole servire Shepherd, poi va al tiro a tre punti, la palla esce, rimbalzo di Elliott, si fa vedere Miller, imposta l'azione d'attacco che potrebbe valere il pareggio o il sorpasso. Miller attacca al canestro, si arresta il tiro, balla sul ferro ed entra, 71 pari, nuovamente parità, e adesso c'è un mini supplementare di 3 minuti. Da Ross in attacco per Barcellona, Maresca serve Shepherd, blocco di Da Ross per Shepherd, arresto e tiro di Shepherd, c'è l'errore, la palla viene conquistata a rimbalzo da Franco Migliori. Miller ancora si fa sentire, anche il palatriccoli adesso, 2:39 alla fine, 71 pari. Elliott aspetta il posizionamento sotto canestro di Maggioli, viene servito Maggioli, salta Da Ross e Maggioli va a segno, 26esimo punto del capitano. Iesi è in vantaggio parziale di 7-0 e Iesi dal meno 5 ora è sul più 2. Kelley contro Miller, un paio di palleggi, poi cerca la penetrazione, prova l'intercetto Elliott, perde palla Fiorito sbagliando completamente il passaggio. Nuova azione d'attacco per Iesi che può incrementare il vantaggio. Santiangeli aspetta il blocco di Maggioli, poi vuole andare fino in fondo, c'è un fallo su Santiangeli che non viene fischiato, rimbalzo di Kelley, corre dall'altra parte, palla per Maresca, tiro da tre di Maresca a segno, contro soppasso per Barcellona. Probabilmente poi l'azione d'attacco della Sigma è stata viziata da un fallo in attacco, l'ennesimo non fischiato a favore di Iesi. Santiangeli, blocco di Maggioli, apre il palleggio Santiangeli, serve Elliott per Miller, Miller contro Maresca, aspetta il blocco di Maggioli, 6 secondi, arresto e tiro da 3 punti, Ian Miller, un canestro di capitale importanza per Iesi che torna immediatamente in vantaggio. E intanto c'è time out in campo sul punteggio di 76-74, 1:24 al termine. Finale di match con arrivo in volata, 1:24 al termine, si esce dal timeout sul punteggio di 76 Iesi, 74 Barcellona, con la Sigma che rimette in questo istante il pallone. Kelley cerca il pick and roll con Garry, attacca fino in fondo e va a schiantarsi contro Elliott, altra palla recuperata da Iesi. Adesso ci vuole un canestro per la Fileni BPA. Miller sfrutta il blocco di Maggioli, attacca il canestro fino in fondo, l'errore ma la correzione è di Michele Maggioli, 28 per il capitano, massimo vantaggio per Iesi, più 4 quando entriamo nell'ultimo minuto di gioco. Maresca fino in fondo, altro gran canestro del capitano di Barcellona, immediato meno 2, 78-76, Maresca sale a quota 15, 46 secondi al termine, pick and roll tra Miller e Maggioli, bella palla di Miller per Maggioli che va a prendersi il fallo fischiato al numero 4, 3 Kelley, terzo fallo personale. Maggioli avrà due tiri liberi per effetto del bonus esaurito in precedenza da Barcellona. Maggioli può rimettere due possessi tra le due formazioni e siglare i punti 29-30 della propria partita. Buono il primo di Maggioli, un possesso pieno tra le due formazioni, 79-76 dopo il secondo tiro libero, 40 secondi al termine, secondo libero di Maggioli a segno, 30 punti per un grandissimo Michele Maggioli. Kelley prova ad alzare il ritmo, bisogno del canestro veloce Barcellona, si va da Maresca, step back, arresto e tiro da tre,
Che canestro! Anzi, gli arbitri giudicano da due il tiro libero, il tiro, scusate, e coach Lasi chiama immediatamente timeout a 32 secondi dalla fine. Dopo il timeout, la rimessa è per Iesi nella metà campo offensiva. Se ne incarica Marco Santiangeli, due punti di vantaggio per la fila NBPA a 32 secondi dalla fine. Palla consegnata nelle mani di Miller. Adesso Iesi giocherà probabilmente col cronometro. Miller, altro blocco per lui di Maggioli. Maggioli, scusate, ancora Miller, il palleggio, step back, arresto e tiro di Miller, a segno! Ian Miller, 22 punti nella partita. Adesso Barcellona ha bisogno di un canestro veloce e Miller intercetta la penetrazione di Trekelley. 10 secondi al termine, Iesi è in vantaggio 82-78 dopo aver inseguito tutta la partita. Ma 10 secondi nella palla canestro sono un'infinità. Tanto Trekelley ha subito un altro colpo nel tentativo di Ian Miller di strappargli il pallone. Rimessa da fondo, servito Shepherd, canestro trovato molto velocemente. Adesso si andrà avanti a suon di falli sistematici. 8 secondi, c'è il fallo su Santiangeli, fallo fischiato al numero 4 Kelley, quarto fallo personale. Ci vogliono tutti e due i liberi a bersaglio per Marco Santiangeli. Più due Iesi, 8 secondi alla fine. Il primo di Santiangeli è corto. Corto il primo tiro libero di Santiangeli. Ne avrà un'altra disposizione per mettere almeno un possesso pieno, va a segno. 83 Iesi, 80 Barcellona. Ci vuole fallo sistematico adesso. Da Ross tira da metà campo, tiro da tre, non va! E la partita di fatto si conclude qua. C'è un decimo ancora da dover giocare, ma Iesi vince la seconda partita consecutiva e arriva a quota 6. Grandissima sofferenza per la fila NBPA nel conquistare la partita, ma di fatto si chiude qui. 83 fila NBPA, 80 Sigma Barcellona.